Chaque seconde sont importantes parce que des secondes ça peut faire, c'est un détail qui peut faire la différence. La lettura che hai sul momento che ti fa fare una determinata parata, una determinata uscita o te la faccia sbagliare. Ogni giocatore ha delle conoscenze che riesce a mettere in pratica durante la partita. Ovviamente molto concentrati e di fare sempre lo meglio per squadra. Devo cercare di riempirmi la testa in modo da farmi venire un po' di pressione e tensione. Tu pensi a rien du tout, juste attends que tu fasses ton truc. Voglio uscire per primo perché voglio vivere sin dal primo secondo. Quand je rentre sur le terrain, je fais une petite prière pour que tout se passe bien. La ora di entrare in campo, entrare con il piede destro. C'est des habitudes que j'ai depuis tout petit. I 90 minuti regolamentari più i due di recupero. Prima di una partita importante il nervosismo a fior di pelle. Si sente il caldo della gente, dei tifosi, e uno lo carica di più. I match internazionali, c'è t'as un paese, t'as une nation qui est derrière toi. La Coppa del Mondo è l'evento più speciale. La più grande, la più bella espressione calcistica. 4 anni d'attesa, 4 anni di sacrifici per tutti i team. Sono 6 miei nervi resisteranno. Mi ricordo perfettamente la Coppa del Mondo del 2006. Ho visto la finale del Mondiale del 2006 a casa con dei miei amici. È stata una finale molto difficile, chiaro. Primo tempo supplementare. Parità. È stata una frazione di secondo che mi ha permesso in partenza di capire come si sarebbe svolta l'azione. Eravamo lì tutti quanti davanti, tesi, vediamo la palla a centrocampo. E avevo visto che si stava sviluppando l'azione, che Zidane probabilmente avrebbe trovato il modo di rimanere solo in area. Zaniolo crossa al centro. Infatti fu proprio così, come avevo pensato. In quel momento lentamente la palla è arrivata a Zidane. Perfetta sulla testa. Colpì fortissimo la palla di testa. Vedo proprio questa palla che entra in porta, in quel momento penso, Dio, qui come va a finire? Non ci posso credere. La palla entra in porta. Ma... Un missile. No, non ora. No. Cavolo, gli è gol. No. Solissimo, crossa verso il centro, Zidane. Buffon salva la rete. Ci siamo salvati. Buffon fece un miracolo. Noi tutti abbiamo saltato come se Gigi avesse fatto un gol. Come se tutta l'Italia avesse saltato esattamente nello stesso secondo. Ti senti un brivido, ecco. Tu capisci di aver fatto un qualcosa di straordinario in un momento molto delicato. È un ricordo che indelebile, che rimarrà sempre nel mio immaginario, magari nell'immaginario degli appassionati.